Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina dedicata alla politica perché in piena campagna elettorale arrivano in Abruzzo due leader nazionali, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia a Pescara e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle a Chieti. E andiamo proprio a Chieti dove l'arrivo di Conte è previsto a brevissimo. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Stefano Recanati nei pressi di Piazza Vico. Buonasera Stefano. Un cordiale saluto a tutti, sì, hai perfettamente ragione, attesa a momenti l'arrivo di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle qui a Chieti. Già la piazza è andata riempiendosi da intorno alle ore 18, l'attesa come detto è attesa a brevissimo, ci saranno tutti quelli che sono i candidati, soprattutto nel collegio di Chieti, da dove inizia il cammino abruzzese del leader del Movimento 5 Stelle, capoluogo teatino che è tra le maggiori, che è stato colpito dalla scissione del Movimento 5 Stelle dopo l'addio di Luigi Di Maio. In tanti sono andati via, uno tra tutti il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi. Ci sono, come detto, Domenico Pettinari, il vicepresidente del Consiglio regionale, poi ci sono Daniela Torto, Carmela Grippa, Livio Sarchese e Attilio D'Andrea. Quest'ultimi, come abbiamo detto, sono i candidati proprio nel collegio di Chieti. Giuseppe Conte ci hanno confermato che arriverà tra poco, sono già in fermento tutta la piazza, quindi con già delle signore che chiamano e acclamano il nome di Giuseppe Conte, quindi tutto fa pensare che a breve inizierà questo viaggio di Giuseppe Conte qui in Abruzzo. A voi. Grazie Stefano, torneremo da te non appena sarà lì il leader del Movimento 5 Stelle per ascoltare le sue dichiarazioni. Ed era previsto per le ore 18 il comizio della Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in Piazza Salotto a Pescara, evento però ritardato dalle avverse condizioni meteo. La Meloni comunque ha parlato alla stampa, Fratelli d'Italia ha detto è pronta a governare il Paese. Ascoltiamola nell'intervista a Paolo Renzetti. I numeri parlano sempre più di Fratelli d'Italia come primo partito in Italia e anche soprattutto in Abruzzo. Ma guardi, sull'Italia vedremo, nel senso che io, come ho già detto, sono abituato a combattere le battaglie prima di dichiararle vinte e a prendere, diciamo, il consenso dei cittadini, raccogliere il consenso dei cittadini prima di così di commentarlo. Sull'Abruzzo invece c'è da fare un altro ragionamento, perché qui il consenso di Fratelli d'Italia sale grazie alla dimostrazione di una classe dirigente che tanto nelle amministrazioni quanto alla guida della regione sta dando dei risultati importanti, che vede, non sono risultati, come posso dire, di piccola strategia, no? Sono risultati di visione. Noi ci siamo presi degli impegni quando abbiamo scelto di indicare come Fratelli d'Italia, come nostro primo potenziale presidente di regione in una regione, l'Abruzzo, ci siamo presi degli impegni che riguardavano temi annosi e molto complessi da risolvere, prima fra tutte la vicenda infrastrutturale. Oggi i risultati della regione, sia per quello che riguarda il potenziamento della Roma-Pescara, sia per quello che riguarda l'aeroporto, sia per quello che riguarda, insomma, tutte le battaglie che abbiamo fatto su A24 e A25, dimostra questa attenzione, così come la macro regione, cioè la capacità di lavorare, e noi l'abbiamo pensato, perché in Italia c'è un problema di divario nord-sud e c'è un problema di divario est-ovest, come sappiamo, per cui ovviamente quando abbiamo anche candidato Francesco Acquaroli alla guida delle Marche, quando abbiamo tentato con la Puglia, ragionavamo proprio della necessità di queste regioni di lavorare insieme per potersi rafforzare l'un l'altra e, diciamo, superare una minore attenzione che c'era stata da parte del governo nazionale. Quindi penso che proprio questa regione sia un simbolo e sia la migliore risposta che si può dare a chi oggi dice ma Fratelli d'Italia sarà in grado di governare questa nazione. Fratelli d'Italia è stata in grado di governare l'Aquila con Pierluigi Biondi molto meglio dei sindaci che c'erano stati prima e la regione Abruzzo con Marco Marsiglio meglio dei governatori che c'erano stati prima, e quindi questo per noi è un luogo simbolo nel quale non dobbiamo venire a raccontare che cosa faremo, possiamo raccontare che cosa abbiamo fatto. E proseguiamo con la pagina politica. Il senatore uscente Paragone, leader di Italexit, è stato questo pomeriggio a Pescara per illustrare il suo programma politico. Nessuna ricetta miracolosa, ma tanto lavoro per risollevare il Paese. Con Paragone c'erano anche i candidati in Abruzzo per Italexit. Vediamo.
Senatore, prosegue il suo tour in giro per l'Italia, oggi in Abruzzo a Pescara, insomma, tra l'altro gli ultimi numeri dicono, insomma, che Italexit sta crescendo in quanto a consensi. Sì, perché stiamo dicendo cose, credo, di buon senso, non abbiamo le ricette miracolose, abbiamo le ricette di buon senso. Anche sul tema dell'energia, non è possibile che una Eni, una partecipata di Stato, faccia 7 miliardi di utile mentre le famiglie, la piccola impresa deve fare i conti con delle bollette dalle cifre astronomiche. Così come è profondamente sbagliato far combattere agli italiani una guerra che non hanno né ingaggiato e né proclamato né voluto. Quindi purtroppo il discorso del caro energia, il discorso del caro vita, saranno le questioni da settembre in avanti. Forse volevano anticipare la data delle elezioni proprio per evitare di affrontare questi problemi, però purtroppo i problemi ci sono e dovranno affrontare immediatamente. Il sistema oggi è il palazzo, quello che vi fa pagare di più l'energia in bolletta, perché dico che non ci sono i soldi, strano, però i soldi per i Benetton ci sono, i soldi per le armi da mandare in Ucraina ci sono, i soldi da dare alle multinazionali ci sono sempre, per salvare le grandi banche ci sono sempre, per salvare invece l'economia reale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie invece non ci sono mai soldi. Noi avevamo un'esposizione debitoria importante, però era la ricchezza degli italiani, cioè il debito pubblico dell'Italia era la ricchezza degli italiani. Dentro il debito pubblico c'erano le infrastrutture, le autostrade, le reti idriche, le scuole, gli ospedali pubblici. Ecco, a furia di inseguire il mito del pareggio di bilancio ci ritroviamo con una sanità pubblica che è conciata come vediamo, con le autostrade che praticamente sono date agli amici degli amici, con le reti idriche, e quindi parliamo di acqua che sarà l'altra grande emergenza, quest'acqua che sarà controllata dai privati. Ecco, se questo è il mondo che volete, allora fate bene a votare centrodestra e centrosinistra. Se invece pensate che bisogna ritornare a quell'Italia che i nostri nonni ci avevano messo a disposizione, che ci avevano consegnato, allora dovete votare Italexit. L'alleanza sinistra italiana Verdi correrà alle prossime elezioni politiche anche in Abruzzo, oggi a Pescara la presentazione dei candidati del programma, priorità al problema del cambiamento climatico. Vediamo. Qual è il programma politico di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e cosa proponete ai cittadini abruzzesi? E innanzitutto il programma è un programma vasto, incentrato sulla giustizia sociale e la giustizia ambientale. Proponiamo ai nostri cittadini una visione nuova, soprattutto per quanto riguarda la giustizia ambientale. Vediamo nei nostri giorni come il clima è cambiato e c'è una richiesta di introdurre novità proprio per combattere questo cambiamento climatico. Abbiamo un programma vasto per quanto riguarda il cambiamento climatico, abbiamo intenzione di iniziare ad introdurre delle novità, soprattutto incentrate sulle rinnovabili. Chiediamo alla cittadinanza di efficientare e di risparmiare a livello energetico, ma dobbiamo incentivare affinché questo possa avvenire con il supporto delle istituzioni. Da un punto di vista prettamente politico, oggi c'è questa presentazione dei candidati ritardata di qualche giorno dopo un'iniziale esclusione del vostro movimento e poi l'accoglimento del ricorso. Sì, siamo molto contenti che la lista sia stata riammessa, riteniamo che sia giusto che la cittadinanza abbia il diritto di votare come crede. È stato un errore formale, l'errore umano, ma siamo contenti di essere riusciti a sanarlo. Lasciamo momentaneamente la politica, pronti ad andare a Chieti non appena sarà arrivato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Cambiamo pagina, è attesa per il 13 settembre la sentenza del Consiglio di Stato sulla sospensiva richiesta dalla ditta Marco Finori contro l'affidamento delle stazioni turistiche di Prato Selva e Prati di Tivo alla ditta Fratelli Persia di Tottea di Crognaleto. Intanto la gestione temporanea per agosto e settembre è ancora affidata alla Finori dopo il rigetto del ricorso al TAR per difetto di giurisdizione rispetto al ricorso presentato dalla ditta Marco Finori. La Gran Sasso Teramano SPA, proprietaria degli impianti, è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per indirizzare il futuro del comprensorio montano Teramano nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga.
Azione dimostrativa dei titolari di piccole imprese ed esercenti di Confcommercio e Federdistribuzione che questa mattina alle 12.15 hanno staccato per qualche istante la corrente elettrica nelle proprie attività per sensibilizzare sull'aumento del costo delle utenze. Vediamo. Sono le 12:15 in questo momento in tutti i locali d'Italia aderenti alla Confcommercio e alla Federdistribuzione. Si spengono le luci, viene staccata la corrente. Questa protesta per il caro bollette, Padovano. È una protesta simbolica per far arrivare un messaggio forte alle compagnie e al governo che si deve attivare subito per fare nel decreto aiuti un intervento a sostegno delle nostre attività, perché rischiamo, così come sta dicendo la canzone, l'estate sta finendo, ma finisce tutte le imprese che ci stanno nel circondario italiano, che è legato alla grande distribuzione anche. Da questo momento inizia la protesta, perché noi vogliamo dimostrare a tutta l'opinione pubblica quanto è importante la presenza delle imprese e quanto è importante l'energia. Non si può dell'energia fare giocare a scacchi ad Amsterdam e giocare sulla pelle di tutto il paese. Quindi se c'è un problema politico internazionale è giusto che il governo Draghi intervenga subito con almeno 30 miliardi, perché è la somma sufficiente per arrivare a fine anno, sperando che questi conflitti internazionali finiscono al più presto, e speriamo che dopo una pandemia ha fatto più danni il caro bollette che 2 anni di pandemia alle imprese. Le bollette in vetrina sono servite a far capire di più quanto noi le imprese sta attraversando. Quindi c'è bisogno che le società ci diano più tempo per la dilazionare, per fare una rateizzazione. Non possiamo essere considerate per le imprese dei numeri, e quindi per il nostro settore, che è un settore dove la programmazione dei prezzi avviene nei mesi di marzo, e quindi noi abbiamo venduto dei pacchetti turistici al prezzo e alle condizioni di marzo. Quindi questa preoccupazione deve interessare solo la Confcommercio e la Federdistribuzione, o deve interessare di più adesso in questo momento gli appelli che stanno facendo i partiti a Draghi? Draghi deve mettere in piedi questo benedetto decreto. Primo bilancio positivo, quello stilato da Confartigianato Pescara riguardo le presenze turistiche in città nella stagione estiva che si avvia alla conclusione tra gli obiettivi. Ma mi fanno cenno di andare a Chieti, quindi manderemo più tardi questo servizio, perché è arrivato il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ascoltiamolo. Problematica forte per le famiglie, per le imprese, una problematica da affrontare come? Più avanti. Caro bollette, caro energia, caro generi alimentari, caro libri, caro zaini, si preannuncia un autunno caldissimo per le nostre famiglie e le nostre imprese, ma noi l'avevamo anticipato, l'avevamo denunciato già 6 mesi fa, era già tutto previsto, non siamo stati ascoltati, adesso siamo in grandissime, tutto il paese è in grandi difficoltà. Bisogna recuperare ovviamente gli interventi perduti, tra cui quei 9 miliardi per quanto riguarda la tassazione degli extra profitti, bisogna recuperarli perché sono entrati all'incirca pare 1 miliardo, quindi la prima cosa è recuperare quelle risorse finanziarie. E poi ovviamente lavorare anche per estendere la tassazione degli extra profitti, noi l'abbiamo detto, ad altri comparti, al comparto assicurativo, al comparto farmaceutico, tutti quei comparti in cui sono stati accumulati ingenti profitti in virtù della speculazione durante il periodo della pandemia. E ovviamente bisogna insistere in Europa, noi abbiamo detto subito che è mancata una reazione europea, abbiamo insistito per un Energy Recovery Fund già da febbraio scorso e purtroppo non abbiamo ottenuto in Europa ancora nessuna soluzione. Lavorare per una soluzione comune significa ottenere anche, mettere a fattor comune quelle che sono le risorse per quanto riguarda ad esempio acquisti comuni, stoccaggi comuni, un tetto calmieratore è l'unica strada efficace per rispondere a questa emergenza. A pochi chilometri da qui sta parlando Giorgia Meloni, l'Abruzzo per un giorno capitale della politica. L'Abruzzo è una terra ovviamente importante, una terra fatta di gente generosa, di gente appassionata, ne conosco tantissimi, amici e amiche dell'Abruzzo, con tanto cuore,
e quindi è bene essere qui a testimoniare la presenza, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, in tutte le battaglie importanti locali, territoriali e nazionali. Presidente, in Abruzzo anche per recuperare anche consensi dopo la scissione. Assolutamente, però mi sembra che i sondaggi non stiano premiando la scissione. Da questo punto di vista non è il nostro orizzonte, noi siamo ben oltre. Ci è dispiaciuto ovviamente che alcuni compagni di strada abbiano completamente rinnegato il passato, abbiano fatto una scelta che oggettivamente abbiamo ritenuto incomprensibile, peraltro una scelta che ha terremotato l'equilibrio precario di maggioranza, perché è chiaro che ha innescato una spirale di fibrillazioni che poi ha portato anche alla caduta del governo. Però buona fortuna perché ha scelto una strada diversa, l'importante è che noi ci teniamo stretti i nostri principi e i nostri valori e continuiamo più forti di prima, con una maggiore chiarezza anche politica e coerenza, le nostre battaglie. Ok, rientriamo con queste dichiarazioni importanti del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Nelle prossime edizioni un servizio ancora più compiuto, un resoconto più ampio di questo tardo pomeriggio di Conte a Chieti. Andiamo a vedere il servizio che avevamo lanciato in precedenza. Un'estate da incorniciare. Questo stando ad una primissima valutazione da parte di Confartigianato Pescara. Quella del 2022 è stata una stagione che ha visto la città tornare a livelli pre-Covid, a conferma di una forte vocazione turistica che dovrebbe aver convinto anche i più scettici. Una fase di ripresa importante che adesso andrà sostenuta e portata avanti con il massimo impegno. L'obiettivo posto dall'organizzazione a questo punto è la realizzazione di un tavolo permanente che lavori in maniera strutturale per l'intero anno, non solo sulla programmazione ma su tutto il contesto della promozione turistica della città di Pescara. Una struttura operativa di coordinamento alla quale prendano parte tutti gli attori che in qualche modo sono coinvolti nelle politiche turistiche del territorio, spiega il direttore Fabrizio Vianale. Si fa riferimento in primis all'amministrazione comunale che avrebbe il ruolo di guida, senza dimenticare l'università, le scuole con indirizzo turistico, le istituzioni culturali e le associazioni, ma anche gli enti gestori dei servizi, i trasporti innanzitutto, Trenitalia, TUA, rappresentanti del porto turistico, della Saga e naturalmente associazioni dei commercianti, degli albergatori e categorie produttive. Dunque non solo spiaggia, ma attenzione anche alle opportunità offerte dai congressi e dalla convegnistica, dal turismo ambientale e culturale, con la valorizzazione anche dal punto di vista degli studi, dei tanti musei di cui la città si è arricchita nel corso degli anni e delle iniziative che propongono. A giorni, conferma Confartigianato, ci sarà un incontro in municipio per sviluppare il programma per le festività natalizie. Non siamo in anticipo, afferma il presidente di Confartigianato Pescara Giancarlo Di Blasio. Il commercio ha bisogno di un forte sostegno in questo momento. Bisogna ragionare sia con eventi stagionali che con progetti strutturati durante più mesi dell'anno, in modo da restituire alla città quella dinamicità che era il suo marchio di fabbrica. Sono 755 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, sono stati diagnosticati dall'esame di 1370 tamponi molecolari e 3710 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 14,86%, il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3631 poiché non si registrano nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sempre nell'ultimo giorno sono 687 dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 26.618, più 68 rispetto a ieri. 131 sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, meno 9 rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva. Il dato è invariato. La ASL di Pescara e l'associazione Adricesta Misericordia di Pescara hanno illustrato questa mattina una iniziativa in favore dell'oblio oncologico. Sabato è prevista una camminata non competitiva dalle ore 9 in Piazza Salotto. Vediamo. Vogliamo spiegare l'importanza di questa iniziativa, di questo progetto? Cos'è l'oblio oncologico?
Allora, l'oblio oncologico è il diritto a non dover dichiarare di essere stati ammalati di cancro quando siano passati 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva. Può sembrare una cosa di scarso significato, in realtà un soggetto che è in queste condizioni, cioè dove sono passati almeno 10 anni, 5 per i tumori infantili, dal termine dei trattamenti ha lo stesso rischio di morte di un soggetto che non abbia mai avuto il cancro. Mentre se va a stipulare un'assicurazione o a richiedere un mutuo, si sente richiedere un prezzo aggiuntivo perché è considerato soggetto a rischio, e questo non è assolutamente accettabile. Nella realtà ci sono situazioni in cui addirittura la guarigione avviene prima di quel tempo, però se cominciamo a mettere almeno questo tassello, garantiamo diritti a un numero enorme di persone, perché uno pensa ma saranno occasionali, no, non sono occasionali, sono quasi 1 milione di persone in Italia, e 1 milione di persone sono tante. E il punto fondamentale poi è anche che questo cambia radicalmente il paradigma, cioè si passa dal concetto del cancro uguale morte al concetto dal cancro si può guarire. Non si guarisce, questa sarebbe una bugia, si può guarire se lo si è trovato per tempo e lo si è curato nel modo corretto. Dobbiamo tutelare i diritti di tutte le persone che ci sono. È impensabile che delle persone, nonostante abbiano superato la tragedia di una malattia, il dolore con la famiglia anche, di un problema, io penso soprattutto ai ragazzini che sono guariti e che si trovano comunque a 25, 30 anni, 40 anni, che se devono iniziare un'attività o devono chiedere un mutuo, hanno delle problematiche, ed è inammissibile che venga etichettata una persona. In nessun modo le persone vanno etichettate, soprattutto gli ex malati. Quindi l'oblio oncologico vuole mirare a questo, raccogliere tante firme, almeno 100.000, siamo a quota 75.000 firme, per poter portare poi al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica una richiesta fattiva e importante per attivare questa legge, che già è stata promessa tante volte e non è stata fatta. Noi ci siamo come Adricesta immediatamente messi a disposizione delle realtà locali per questa iniziativa della camminata, quindi per favore venite tutti a fare questa camminata di solidarietà, perché forse vedendoci passeggiare con le mascherine, con le cose, le persone si chiederanno qualcosa e verranno a firmare. Visitatori in arrivo da tutta Italia per l'ottava edizione dell'Abruzzo Irish Festival, in programma a Notaresco dal 2 al 4 settembre. Vediamo. La doppia cifra già ci sta emozionando e già abbiamo delle idee, ma quest'anno abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità, avremo gruppi internazionali per tutte e tre le salate, tra cui un gruppo che ha suonato anche nei più prestigiosi festival mondiali, tra cui il Glastonbury, o è stato anche rappresentante dell'Irlanda per l'Eurovision. Inoltre avremo una grande arena degli spettacoli, dove ci saranno spettacoli di fuoco, spettacoli aerei, combattimenti e tutta una parte di rievocazione, di artigianato, e anche i visitatori potranno provare, oltre le solite danze, quindi provare i soliti passi di danza irlandesi e ballare insieme, ma potranno anche suonare strumenti celtici e l'arpa celtica. E inoltre ci saranno anche dei workshop musicali, verrà spiegato come funziona una session irlandese, quali sono tutti quanti i ritmi, e ovviamente poi ci saranno musica su 5 palchi tra gruppi, che la metà dei gruppi vengono tutti dall'Irlanda e sono gruppi che suonano ogni giorno nei pub irlandesi. Abbiamo messo un biglietto d'ingresso per avere un maggior controllo dell'afflusso, poi sicuramente il paese è molto grande, le persone riusciranno a disperdersi molto facilmente. Ci aspettiamo molti visitatori, abbiamo iniziato la prevendita da meno di un mese, ma abbiamo prenotazioni da Bolzano fino alla Puglia, quindi arrivano da ovunque, abbiamo un campo tende, già abbiamo un 400 prenotati e stanno arrivando richieste ogni minuto. Notaresco è abituato a tingersi di verde tutti gli anni e il sol pensiero di non tingersi più soffre, quindi non riusciamo proprio ad abbandonare il gemellaggio con l'Irlanda, e tutto questo è grazie ai ragazzi dell'associazione Innocent Smith, che ci permettono puntualmente nei giorni di settembre questo grande evento. Per Notaresco è molto importante sia per la cultura, ma soprattutto per le attività che abbiamo sul territorio, diciamo che loro beneficiano alla grande di questo evento.
Lo sport, Luca Palmiero torna a Pescara, il centrocampista di proprietà del Napoli ha visto finalmente sbloccarsi la trattativa per farlo tornare in Abruzzo, dove era stato nella stagione 2019-2020. L'accordo tra il giocatore e la società del presidente Sebastiani c'era già da qualche giorno, ma mancava quello tra Pescara e Napoli. Fumata bianca che è arrivata in mattinata e Palmiero in questo modo può riabbracciare i colori che ha indossato già ed essere l'uomo d'ordine del centrocampo. Per Palmiero 2 anni di contratto, nelle prossime ore sarà a Pescara per completare la procedura per il suo ritorno. Ultime ore di mercato intanto per la società professionistica, col Delfino che ha definito anche l'arrivo di Ljubomir Tupta in attacco, un giocatore slovacco 24enne di proprietà dell'Hellas Verona. Il giocatore ha trovato l'accordo per un contratto triennale con il Delfino. Sul fronte delle cessioni in dirittura d'arrivo, l'operazione che porterà Davide Veroli al Cagliari, accordo trovato tra le due società. Domani il trasferimento a titolo definitivo di Veroli sarà ufficializzato con le firme sul contratto. Veroli, che lo scorso anno ha debuttato in prima squadra mettendo insieme 24 presenze in Serie C tra campionato, playoff e Coppa Italia. Andiamo nei dilettanti, il presidente della SSD Città di Teramo, Eddy Rastelli, parla ai microfoni del TG6 della ripartenza del calcio biancorosso dal campionato di promozione con un pizzico di rammarico perché fino alla fine ha sperato in una categoria diversa. Agnia Cantagalli. Presidente, quindi sarà promozione? Pare che sia promozione, abbiamo avuto questa anticipazione anche per il tramite dell'amministrazione comunale da cui è partita la richiesta di accreditamento nei nostri confronti, per cui il nostro interlocutore sono loro e con loro ci confrontiamo ed è per quello che anche adesso siamo qui. Con l'occasione vorrei appunto ringraziare per il lavoro profuso da parte dell'amministrazione in queste settimane, che ci ha visto insomma cercare un comune percorso per salvare il calcio a Teramo e continuare a potergli dare insomma un futuro. È un futuro che ci aspettavamo in un altro modo, ce lo saremmo aspettati l'estate scorsa con il titolo conquistato sul campo, ce lo saremmo aspettati con il cosiddetto Lodo Petrucci che ci avrebbe consentito di partire da una categoria immediatamente inferiore. Purtroppo ci tocca ripartire quasi dal fondo. Abbiamo incontrato i tifosi, che la cosa ci rincuora, che in loro c'è tanto entusiasmo e tanta disponibilità nel sostenerci. Non sarà facile nemmeno quella categoria lì, perché appunto ci sono le altre squadre che si sono già organizzate lo scorso mese di luglio, per cui noi che arriviamo adesso dobbiamo attrezzarci. Lo stadio adesso sarà oggetto di valutazione. E gli imprenditori che vi hanno dato disponibilità in queste settimane l'hanno data anche per la promozione? Gli imprenditori amici, ne stiamo avvicinando ancora altri eccetera, io credo che confermeranno le loro disponibilità date e sperando che ce ne uniscano altri. Qualcuno è uscito, è andato via dal progetto? Non è uscito nessuno. E il Comitato regionale Abruzzo ha convocato un consiglio direttivo straordinario e urgente nel pomeriggio di domani per trattare la questione Teramo. Nell'occasione sarà fatta un'analisi dei campi, sarà trattata la problematica dell'ordine pubblico e infine verrà assegnato in sovrannumero il posto alla società SSD Città di Teramo in uno dei 3 gironi di promozione. Saranno valutati durante il consiglio tutti i criteri con cui fare l'assegnazione. La LND Abruzzo ragionerà quindi in ambito regionale, non di territorio. Il Comitato non esclude di convocare una riunione con tutte le società già iscritte al campionato di promozione prima dell'evento della presentazione dei calendari già fissato per giovedì 8 settembre. Il campionato invece inizierà il 18 di settembre. Sempre nel pomeriggio 9 società del girone B di promozione hanno diramato un comunicato nel quale chiedono al Comitato Abruzzo, tra le altre cose, di stabilire l'assegnazione del girone del Teramo tramite sorteggio integrale e per il girone in sovrannumero la compilazione del calendario libero senza possibilità di inizi post datati oltre la prima giornata per la società in sovrannumero, con conseguente esclusione di disputa di gare di recupero in turni infrasettimanali. È tutto per questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.